voglio condividere con voi delle considerazioni. Vorrei partire da una frase, da una citazione che ho appuntato del professor Salvatore Settis, che mi è stata inviata oggi come augurio di questo incontro, di questo appuntamento. Il professor Settis, antropologo, archeologo, docente universitario, rettore della Normale di Pisa e storico d'arte, dice questo: il bene comune vuol dire coltivare una visione lungimirante, vuol dire investire sul futuro, vuol dire preoccuparsi della comunità, dei cittadini, vuol dire anteporre l'interesse a lungo termine di tutti all'immediato profitto di pochi. Vuol dire prestare prioritaria attenzione ai giovani, alla loro formazione, alle loro necessità. Vuol dire anteporre l'eredità che dobbiamo consegnare alle generazioni future all'istinto primordiale di divorare tutto e subito. Ora, sono partito da questa considerazione perché mi sembra che chi mi ha inviato questo messaggio mi vuole molto bene e condivide così spesso anche attraverso i social le nostre attività amministrative, e ha ritrovato in questa frase un po' il sunto di quella che è l'ispirazione della nostra attività amministrativa. E Polifemo continua in terra di Palagiano. Dopo il concerto appunto del primo dell'anno lasciamo i festeggiamenti e ci occupiamo di attività amministrativa. L'amministrazione comunale di Palagiano, retta dall'avvocato Domiziano Lasigna, ha voluto fare un incontro pubblico con la cittadinanza per fare il punto, tracciare un bilancio delle attività del 2019, i risultati raggiunti e proiettarsi nel nuovo anno, nel 2020, tracciando appunto la mappa. E allora, Sindaco, un suo puntuale intervento, puntuale perché sono stati sviscerati e nucleati i vari punti, una inversione di tendenza rispetto al passato, all'insegna della coesione e del coinvolgimento della cittadinanza. Hai detto bene, Luigi, è esattamente così, una squadra coesa, una squadra che ha come unico obiettivo quello che abbiamo sinteticamente definito il bene comune, cioè la necessità di riportare Palagiano nel luogo e nel posto che merita di occupare, per cui abbiamo lavorato molto ai vari finanziamenti europei, regionali, nazionali, abbiamo cercato di dare una inversione di tendenza sulla gestione per esempio contabile del comune, i bilanci, abbiamo cercato di ridurre alcune tasse, alcuni tributi locali, proprio perché era necessario dire alla comunità che siamo noi dalla parte della comunità, cioè provare a riportare quelle risorse interne ed esterne all'interno di un paese, perché Palagiano ha bisogno di rinascere, di ripartire, ne aveva bisogno 2 anni e mezzo fa, e in 2 anni e mezzo abbiamo questa sera provato a dimostrare con i fatti quello che è stato fatto in questi anni. C'è da dire però che, e ribadisco quello che dicevano i miei colleghi, il fatto di lavorare a 12 mani, non solamente a 2, perché la giunta e il sindaco lavoriamo, chi viene quotidianamente, insomma chi frequenta il comune sa bene, e vede i risultati passare dalle mani di tutti. Rocco Ottomaniello, vice sindaco di Palagiano, titolare delle deleghe al ciclo dei rifiuti alla Polizia municipale, dimentico ancora un contenzioso. Contenzioso, beh, deleghe abbastanza pesanti, impegnative. Tracciamo un po' il bilancio di questa attività. Ma grazie, buonasera innanzitutto. Il mio bilancio è assolutamente positivo perché rispetto appunto a queste deleghe che sono veramente impegnative, vengo da 2 anni e mezzo di lavoro con l'aiuto del sindaco in primis, di tutta la giunta ma anche di tutta la maggioranza, dei consiglieri di maggioranza, un lavoro che è stato fatto di concerto su tutti e 3 i settori, che porta dei risultati, come dicevo durante la mia presentazione,
dei risultati che hanno una ricaduta come servizi nei cittadini. Penso alla polizia locale, abbiamo visto stasera, abbiamo presentato 4 nuovi vigili, una risposta importante alla necessità di viabilità, di ripristino delle regole in tema di circolazione nel paese, ma anche di alcune infrazioni del tipo di abbandoni dei rifiuti, e qui entriamo anche nell'altra parte delle mie deleghe, con cui per esempio abbiamo ampliato questo servizio grazie all'associazione Fare Ambiente, a cui abbiamo dato proprio questo aiuto servizio per ripristinare appunto legalità, decoro del paese e una fruizione maggiore da parte dei cittadini della vivibilità del nostro paese. Per quanto riguarda poi invece il contenzioso, ecco, il contenzioso di Palagiano è stato da sempre un ambito particolare che ha anche molte volte determinato le sorti più o meno positive di un bilancio, come diceva l'assessore Catucci, che ne ha risentito spesso e appunto non si è potuto dare ai cittadini dei servizi che invece meritano e di cui hanno necessità. Ora, io non entrerò molto nel merito di tante cose, ve ne dirò alcune che sono fondamentali e che sono quegli elementi sui quali la nostra comunità dibatte da tempo. Vi parlerò del teatro, vi parlerò delle rotatorie, vi parlerò della nettezza urbana, del cimitero, vi parlerò di questi argomenti molto celermente. Ma prima vorrei ribadire i ringraziamenti velocemente che ho fatto all'inizio. Innanzitutto vorrei ringraziare la stampa. Sono onorato della presenza di tanti amici giornalisti che hanno voluto rispondere con tanto affetto a questo mio invito. Non li elenco tutti, ma li vedete armati di telecamere o di taccuini a riprendere o ad appuntare quello che stiamo dicendo, perché effettivamente quello che stiamo dicendo è importante. Sono anni che aspettavamo a Palagiano, e non lo dico né per piaggeria né per autocelebrazione, sono anni che aspettavamo a Palagiano una realtà amministrativa che fosse coesa, che fosse unita e che avesse come unico obiettivo il bene della comunità. L'assessore Patrizia Rollo, titolare delle deleghe alla cultura, al marketing territoriale, all'ambiente e alla salute. Facciamo un po' il bilancio delle attività del 2019 e i programmi per il 2020. Bene, quindi parlerò delle attività principali, pur essendo sottinteso che ne abbiamo svolte molte altre. Relativamente al marketing territoriale, stiamo sviluppando in maniera molto molto incisiva la nostra partecipazione alla Terra delle Gravine. Quindi il nostro territorio con le sue eccellenze ha ricevuto più vetrine attraverso la possibilità di essere presenti per esempio alla BIT di Milano, essere presenti a Matera in un'importante mostra di 7 giorni. E per quanto riguarda la cultura invece abbiamo cercato di favorire la formazione dei giovani e quindi stiamo in ogni caso cercando di sviluppare in loro il concetto di cittadinanza, la conoscenza della Costituzione che abbiamo favorito attraverso un protocollo di intesa stipulato con l'università. E per quanto riguarda invece l'aspetto strettamente etico, abbiamo fortemente voluto e realizzato un regolamento presso il nostro comune attraverso il quale diamo attuazione a una disposizione di carattere nazionale che prevede che il cittadino possa scegliere nel momento in cui si presenta agli uffici anagrafici dettare le sue disposizioni anticipate di trattamento, che è un tema etico molto molto importante. L'ufficio tecnico è un po' il cuore pulsante della macchina comunale, e la prima cosa che abbiamo, sulla quale ci siamo soffermati con l'aiuto dell'assessore Catucci al personale è stato proprio il potenziamento dell'ufficio tecnico. Quando siamo arrivati abbiamo trovato il solo dirigente con un'unica figura al suo fianco come tecnico, gli altri erano 2 figure amministrative, e siamo riusciti nel giro di questi pochi mesi di amministrazione a stabilizzare un geometra, portarlo a tempo indeterminato e a tempo pieno, e quest'anno avremo
due figure di geometri stabilmente in carica nell'ufficio tecnico. Marco Orsini, titolare delle deleghe ai lavori pubblici e all'urbanistica. Un po' facciamo un passo indietro. Il bilancio delle attività del 2019 e gli obiettivi per l'anno appena iniziato. Bene, non è semplice sintetizzare. Confido nelle sue doti di sintesi, estrema sintesi. Sottolineerò solo gli aspetti più importanti, quelli veramente essenziali. Nel 2019 abbiamo ottenuto finanziamenti per il palazzetto dello sport, abbiamo ottenuto finanziamenti per il distretto urbano del commercio, per la riqualificazione di un quartiere in vista di un suo rilancio in chiave commerciale, abbiamo lavorato all'acquisizione di bandi per la pulizia di canali, per la pulizia delle aree protette del nostro paese, abbiamo lavorato per completare alcune opere, per esempio la fogna e l'acqua nelle nostre marine, abbiamo lavorato per una piena agibilità degli edifici scolastici del nostro comune, abbiamo candidato il progetto per una nuova fogna bianca nel nostro paese. Il nostro paese, essendo un paese soggetto ad allagamenti, la fogna bianca come i canali sono progetti fondamentali per mantenere il nostro paese al sicuro. Abbiamo lavorato al piano per la mobilità sostenibile con il Politecnico di Bari, abbiamo concluso e adesso iniziano i lavori per la riqualificazione e la rigenerazione di tre piazzette del nostro paese, abbiamo fatto un concorso di idee che si chiama Piazzette Narranti per unirle in un unico grande discorso, abbiamo lavorato sul teatro comunale, per i lavori partiranno a brevissimo per il superamento di qualche problemino del nostro teatro comunale. Quali sono i nostri progetti per il futuro? Il più importante di tutti è sicuramente rilanciare l'urbanistica nel nostro paese con il piano urbanistico generale e completare i lavori rispetto al piano degli insediamenti produttivi. Nasce con l'amministrazione Lasigna il nuovo comitato di gestione del centro anziani. Con loro sono state pianificate tutte le attività svolte, comunque saranno svolte nel prossimo anno. Abbiamo già effettuato due escursioni, una alla Reggia di Caserta e l'altra alle Luminarie di Salerno. Hanno svolto attività di ginnastica dolce, svolgono durante tutto l'anno, quasi senza mai interruzione anche durante l'estate, le lezioni di ballo e ogni sabato sera i nostri anziani sono ospiti della palestra del Giovanni XXIII e insomma per divertirsi un po', non li chiamerei anziani ma per noi sono diversamente giovani, ecco. Angela Liverano, assessore del comune di Palagiano alla partecipazione ai servizi sociali e alla pubblica istruzione. Vediamo un po' com'è andato questo 2019 e gli obiettivi, le mete per il 2020. Allora, l'anno 2019 è andato abbastanza bene, abbiamo raggiunto degli ottimi risultati, abbiamo ammortizzato la spesa sociale dando il nostro contributo nel bilancio comunale. Fino a tre anni fa la spesa sociale era di 500.000 euro annui, quest'anno nel 2019 abbiamo raggiunto una spesa di 120.000 euro e la restante parte è stata distribuita nei vari capitoli di spesa per apportare migliorie all'intera comunità. L'obiettivo che ci siamo posti come servizio sociale per l'anno 2020 è la gara d'appalto per la gestione del polifunzionale e un altro importante obiettivo è quello di trasferire i ragazzi del centro diurno dove sono, diciamo, adesso, dove vivono adesso nella zona Bachelet, alla nuova struttura all'interno del polifunzionale. Noi abbiamo avviato abbiamo modificato l'assetto del servizio civico, abbiamo avviato diverse misure di contrasto alla povertà, il REI, il RED, anche il RED 2.0 a fine dell'anno 2019, abbiamo supportato
aumentato i servizi di centro ascolto famiglie, e a Palagiano il centro ascolto è attivo tutti i martedì. Nasce il centro antiviolenza anche a Palagiano, un servizio gestito in collaborazione con l'ambito, ma da quest'anno lo sportello è attivo anche sul nostro territorio. Noi ci auguriamo di fare sempre meglio, a disposizione della nostra comunità. Ora, questo può sembrare retorico, può sembrare anche banale, perché quale sindaco direbbe che la propria amministrazione non è buona, non è sana, non è corretta e non è coesa? Ma io lo dico perché voglio provare a far arrivare a voi le stesse emozioni che si provano ad amministrare questo paese con queste persone. Mimmo Catucci, assessore al bilancio, al personale, alle attività produttive e all'agricoltura. Tracciamo un bilancio di questo 2019, è la domanda che stiamo facendo appunto ai vari componenti di giunta, e gli obiettivi per l'anno appena iniziato. Sicuramente quello che si è appena chiuso, l'esercizio 2019, si chiude con un bilancio positivo, sicuramente più positivo rispetto al 2018 e al 2017. Io l'ho detto qualche minuto fa, sono contento per come si sta evolvendo la situazione, non soltanto perché lo dico io, ma perché ce lo dice la Corte dei Conti. Siamo stati in udienza davanti alla Corte dei Conti qualche mese fa con il sindaco e la responsabile dell'ufficio ragioneria, ed effettivamente la Corte dei Conti, che è il massimo organo di controllo dei bilanci degli enti pubblici, ci dà un riscontro positivo, ci dice che ci sono degli indici di bilancio molto, molto importanti, come ad esempio l'indice di tempestività dei pagamenti o come risultato amministrativo, che sono migliorati rispetto al 2014-15 e quindi rispetto agli anni precedenti. Sicuramente stiamo cercando di trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici come il bando del DUC, del distretto urbano del commercio, delle risorse regionali e risorse statali da investire sul patrimonio comunale. Con la vittoria del bando DUC noi andremo a investire 200.000 euro in un quartiere, il quartiere Bachelet, rifacendo 5.000 metri quadri di strada, posizionando un impianto di videosorveglianza e andando in sostanza a rifare l'arredo urbano. Stiamo anche cercando di recuperare delle somme derivanti dalla vittoria dell'ente in contenziosi importanti. Tutte queste somme verranno investite sulle strade di campagna e sulle strade di paese.